Amici di Colpo d'Occhio, il Napoli ritrova la zona Champions con la vittoria per 1-0 sul campo della Fiorentina con la rete nella ripresa di Gonzalo Higuaín e complice la sconfitta della Lazio ad Empoli che ha fatto arrabbiare il nostro regista per motivi di scommesse. Dicevo, complice la sconfitta della Lazio, il Napoli scavalca proprio la squadra capitolina e approda appunto al terzo posto alle spalle di Juventus e Roma. Bene, ottime le prestazioni di Koulibaly, le prestazioni dello stesso Higuaín, bene Callejon e soprattutto Maggio in posizione di copertura sul lato dove agiva Cuadrado, il più pericoloso senz'altro dei Viola. Ottima la prestazione anche di Raul Albiol, finalmente un Albiol ritrovato, buona anche la cerniera di centrocampo con David Lopez e Jorginho che hanno assicurato qualità e quantità. La Fiorentina si è resa pericolosa soprattutto con il colpo di testa di Gomez che ha colpito la traversa e con il sinistro di Pascual con il salvataggio di Koulibaly proprio allo scadere del match. Il Napoli ha creato tante occasioni, tante altre ne ha sprecate. Noi prima del match tra i Viola e gli Azzurri siamo andati in giro tra i Camaldoli e Marano di Napoli per chiedere pronostici ai tifosi. Partiamo con il primo blocco di interviste che abbiamo realizzato in un noto bar proprio della zona Camaldoli, cioè il Bilancione. Amici di Colpo d'Occhio TV, siamo al bar Il Bilancione dei Camaldoli e chiederemo un po' i pronostici su Fiorentina-Napoli. Allora, buongiorno, siamo col signor Bilancione Salvatore. Allora, pronostico su Fiorentina-Napoli, quanto finisce? Per me finisce 2-0 per il Napoli. Chi segna? Higuaín e Callejon. Higuaín e Callejon, coppia collaudatissima. Che cosa pensa? Andiamo sul sicuro. Che cosa pensa in generale dell'andamento della squadra di quest'anno? Le sta piacendo? Io dal primo giorno ho detto che il Napoli vincerà lo scudetto, quindi spero che si avveri questa mia previsione perché penso che sia la squadra più forte attualmente del campionato. Come gioco. E questo nonostante il ritardo in classifica dalla Juve e i tanti gol subiti. C'è stato il Mondiale che ha frenato un po' tutti i campioni del Napoli. Però onestamente io sono del parere che il Napoli possa vincere lo scudetto. E grazie al signor Bilancione, dunque ci facciamo un giro qui all'interno di questo noto bar dei Camaldoli. Chiediamo un po' al barista, come ti chiami? Salvatore Ottombrino. Salvatore Ottombrino, allora, che cosa pensi, quanto finisce Fiorentina-Napoli? 2-1. Per chi? Per il Napoli, ovviamente. Chi segna? Amsic e Higuaín. Amsic e Higuaín, che cosa pensi in generale dell'andamento della squadra di quest'anno? Ti sta piacendo? L'inizio Napoli, diciamo, non mi è piaciuto come ha giocato, però pian piano si sta riprendendo e mi sta dando molte soddisfazioni. Dove può arrivare questo Napoli? Se Juve e Roma si fermeranno un po', forse lo scudetto sarà possibile. E abbiamo visto che il Bilancione in persona, Salvatore Bilancione, aveva pronosticato questo 2-0 con reti di Higuaín e Callejon. Ci ha messo quel Callejon in più che agli amici che lo hanno al fantacalcio, tra cui io, non sarebbe dispiaciuto. Ma comunque, per quanto mi riguarda, ho vinto lo stesso, voi non lo so. E quindi, dicevamo, per quanto riguarda invece l'altro Salvatore, Salvatore Ottombrino, il ragazzo del bar, diceva 2-1 Amsic e Higuaín. Ha azzeccato lo scarto di un solo gol, ma ci ha messo qualcosina in più, diciamo, comunque meglio abbondare, diceva anche Totò, no? Passiamo adesso a un'altra intervista fatta ad un amico piuttosto loquace, Davide, Davide che è proprietario di un'edicola che si trova proprio nella zona dove si trova il Bilancione. Andiamo con le immagini. Siamo in un'edicola dei Camaldoli in via Camillo Guerra. Allora, siamo col signor Davide. Quanto finisce Fiorentina-Napoli? Guarda, mi auguro un altro 2-0. Spero che si ripeta lo stesso risultato e la stessa prestazione che il Napoli ha fatto contro la Roma. Anche se, diciamo, il Napoli ultimamente non è che ci sta facendo vedere grosse prestazioni, belle partite. Mi fa piacere che ieri hanno vinto anche quella partita contro Young Boys, anche se ha giocato la seconda squadra. Veramente quest'anno sarà, per come è partito il Napoli, non è che è partito veramente bene, anche perché è stato escluso dalla Champions League e ha fatto questa, diciamo, è partito, diciamo, con una marcia indietro.
Spero che tutto questo venga esca fuori da parte dei giocatori per conquistare maggior fiducia da parte di noi tifosi, perché diciamo le prestazioni iniziali del campionato ci hanno un po' deluso, quindi sia il morale da parte dei tifosi sia la gente che va allo stadio è diminuita, hai capito? Allora mi auguro veramente che il Napoli incominci a ingranare la marcia e a non fermarsi più, perché il nostro obiettivo è quello di non fermarci più, andare a prenderci direttamente lo scudetto quest'anno. Anche se il ritardo dalla Juve è un pochino grande, diciamo, 7 punti e poi la difesa... La Juve quest'anno c'ha una pecca, non c'ha Conte, capito? Quindi quest'anno la Juve raggiunge... Può perdere terreno, quindi. Sì, sicuramente. Allegri non è questo grandissimo allenatore. I giocatori sì, fanno la differenza, però il Napoli ci avrà sempre il cuore. Quindi Fiorentina-Napoli... Non c'ha la Juve. Abbiamo detto Fiorentina-Napoli 0-2, chi segna? Vabbè, il nostro cavaliere Caleon sicuramente butterà un pallone dentro. Mi auguro, guarda, che lo segni un giocatore che si deve sbloccare in questo campionato. Non preferisco non dirlo perché per scaramanzia mia personale, però Lorenzo Insigne deve fare pure lui un altro gol. E non voleva neanche apparire il nostro amico Davide in TV, non voleva rilasciarci questa intervista, però come abbiamo visto la parlantina ce l'ha e come, insomma, potrebbe condurre questo programma insieme a me oppure al posto mio, magari, chi lo sa. E abbiamo visto che ha pronosticato appunto questo 2-0 del Napoli, un 2-0 ha abbondato un po', però poi ha operato un'analisi, ripetiamo, anche giornalistica. Insomma, bravo Davide, ti terremo presente anche per eventuali produzioni, insomma, non si può mai sapere, tra giornalisti e giornalai spesso c'è confusione, allora insomma... Magari mischiamo un po' le due cose. Ci trasferiamo adesso un po' più giù, nella zona di Marano di Napoli. Vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Signor? Mele Noè. Noè come l'arca di Noè. Sì. E qui ultimamente siamo nell'Interland di Napoli con le piogge che ci sono state. Insomma, ci vorrebbe Noè in tutto questo. Allora, un pronostico su Fiorentina-Napoli sperando che il Napoli non imbarchi acqua. Ma io penso di no, penso proprio di no. Quindi quanto finisce Fiorentina-Napoli? Ma secondo me è un 3-1, 3-0. Marcatori, chi segna? Urain. Tutte e tre? Può darsi anche tutte e tre. Tutte e tre Higuain, proprio un Higuain scatenato. Due sicuri. Napoli 2, Fiorentina 0. E dunque abbiamo intervistato niente poco di meno che Noè. Non quello dell'arca ovviamente, ma un omonimo, poi non sappiamo se era discendente o meno. Fortunatamente Noè non è servito perché il Napoli non ha imbarcato acqua a Firenze e Higuain lo ha azzeccato, però lo ha moltiplicato per 3, diciamo, doveva mantenersi un pochino più basso. Ecco, forse il pronostico ha fatto un po' acqua, ma non il Napoli, fortunatamente. E poi c'è abbiamo visto anche il saluto del nostro amico Ben, che aveva detto 2-0 per il Napoli, anche lui ha abbondato un pochino. E andiamo adesso, restiamo sempre nella zona di Marano, con altri due amici di un negozio di elettronica che si trova lì vicino. Andiamo con le immagini. Quanto finisce Fiorentina-Napoli? 3-0. 3-0 per il Napoli, un Napoli roboante. Chi segnerà? Caglion, Insigne e Mertens. Quindi come vedi il Napoli di quest'ultimo periodo, il Napoli in generale di questa stagione, sia per il passato che per le prospettive future? È partito male, si è ripreso alla grande, adesso stiamo facendo una serie di vittorie, speriamo in bene per il prosieguo. Quindi dove potrà arrivare la squadra? Ma sicuramente terzo posto. Oltre non andrà, secondo me. Pronostico anche al signore. Quanto finisce Fiorentina-Napoli? 1-0. Chi segna? Amsic. Un plebiscito per questo Napoli. Dove può arrivare questo Napoli a fine stagione? Ma io penso che non arriverà verso il terzo o il quarto posto. Non di più. Più di questo non si può fare. Juve-Roma troppo avanti, secondo lei? Troppo avanti perché il Napoli non ha investito molto bene quest'anno. Ciro, forza Napoli! Forza Napoli! 3-0 dunque, 3-0 ha pronosticato il titolare del negozio a cui abbiamo rifatto riferimento prima, ma poi abbiamo visto l'unico signore che ha azzeccato il risultato, lo 0-1 del Napoli, però
non il marcatore, aveva messo un Hamsik che continua in questa sua alternanza tra buone prestazioni e prestazioni piuttosto opache come quella di Firenze. Ricordiamo un'occasione sprecata su un bel passaggio di Callejon e la respinta di Neto, ma lì sul suo raso terra, ma lì avrebbe dovuto metterci un po' più di cattiveria il capitano slovacco del Napoli. E dicevamo quindi complimenti al nostro amico che si trovava nel negozio di elettronica, che ha azzeccato il risultato ma non il marcatore. Amici di Colpo d'Occhio, siamo dunque giunti alla fine di questa puntata di Occhio allo Sport e ci vediamo alle prossime. Arrivederci.